Ci siamo Pir, dovremmo esserci, o meglio, dalla regia Ok. YouTube mi dicono che siamo in live. Quindi, Ciao. ciao a tutti e soprattutto a quelli che si connetteranno adesso in live e a quelli che invece poi recupereranno, sì, ci siamo su YouTube, a quelli che recupereranno questo video in un secondo momento. Prima di partire con le presentazioni, eccetera, eccetera. Come avete visto dall'anteprima, oggi proveremo a tirare le somme sulle differenze tra la facoltà di scienze biologiche e di chimica. Ma siccome si tratta di una live, sarà una cosa abbastanza lunghetta. Abbiamo previsto all'incirca un'oretta e qualcosa. Quindi, per tutti quelli che vanno di fretta, non vi preoccupate perché io scaricherò la live, monterò il video e poi lo caricherò sempre sul mio canale in un secondo momento. Quindi, se siete passati e volete vedere la live, bene, bravi, avete la nostra approvazione, altrimenti troverete il video sul canale. Ma detto questo, dobbiamo salutare l'ospite che sta qui con noi oggi. Quindi, ciao Pierluigi. Ciao ragazzi, buonasera a tutti e Come a stai, tutte. Pier? Come stai? Bene, sazio dopo tutte queste mangiate natalizie, però bene. Bene, bene. Pier, allora, io è una cosa che faccio spesso anche quando sono in live su Twitch, quando ho gli ospiti, e quindi ho delle domande di rito da fare a tutti, e Ok. cioè chi sei, cosa fai, di che ti occupi e in questo momento particolare, a maggior ragione, come stai? Ok, allora sono Pierluigi Reveglia, sono un ragazzo di Piedimonte Matese, un piccolissimo paese in provincia di Caserta, però ho viaggiato tanto, sto in giro da parecchio tempo, anche grazie al mio dottorato che mi ha portato anche in giro in Australia e in Italia, in varie parti. E senza il mio dottorato in cosa, vabbè, Luigi vi ha un po' spoilerato, è il dottorato in chimica, anche se è stato un dottorato in cotutela con un'università australiana, quindi si sono aggiunti anche elementi di patologia vegetale e biologia molecolare durante l'arco dei 3 anni. E ora praticamente mi trovo all'Università di Foggia, anche se sono in uscita, al Dipartimento di Medicina, quindi essenzialmente ho proseguito la carriera accademica e attualmente sono postdoc, anche se in scadenza qui, per poi spostarmi all'Istituto di Agricoltura Sostenibile, del C6 a Cordoba per altri 2 anni. Quindi ho variato parecchio dal dottorato, in cui era un dottorato in sostanze naturali e chimica delle sostanze naturali, quindi isolamento e caratterizzazione di sostanze naturali, e poi mi sono spostato verso più la metabolomica e la lipidomica per la ricerca di biomarker, e adesso Allora, Pier, tornerò. scusami, io dico questa cosa a tutti i nuovi, insomma, comunque agli studenti di scuola superiore. Non mi Non vi spaventate. spaventate, non vi preoccupate che tutti questi termini che sembrano delle parolacce troveranno un senso, non vi preoccupate. E nel frattempo, Pier, mi permetto pure di rubarti un Vai, altro secondo. Voglio vai, 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 rispondere dimmi. ad Andrea, che mi ha chiesto se salverò poi la diretta. Sì, Andrea, forse sei arrivato qualche secondo in ritardo, la diretta la lascerò salvata sul canale, ma la scaricherò e farò pure un video più corto per prendere i momenti salienti della chiacchierata che faremo con Pier, perché inevitabilmente, spoiler, io e Pier ci conosciamo e quindi sicuro verrà fuori qualche nerdata, qualcosa di questo tipo che ovviamente non, insomma, ci terremo solamente per questa live, quindi sì, verrà tutto salvato. Prego, Pier. E oddio, davvero? Questo non è vero. Stavo dicendo che mi sono spostato poi al Dipartimento di Medicina per lavorare su biomarker. Essenzialmente sembrano due cose così lontane, però ecco, adesso appunto andiamo verso quello che è un po' il tema della live, no? Un chimico che cosa può fare? E essenzialmente le tecniche applicate, nonostante la matrice sia diversa, perché lì era una matrice più legata a piante e quindi estratti da piante o estratti da filtrati culturali di funghi, e qui erano invece i classici liquidi biologici, quindi stiamo parlando di plasma o siero, cambiando la matrice, le tecniche chimiche applicate risultavano essere praticamente le stesse. E quindi questo mi permette naturalmente di poter variare in diversi ambiti.
fondamentalmente. Quindi sono partito, diciamo così, da chimico organico, poi casomai dopo ne parleremo più Sì, sì, diffusamente. sì. Mi sono poi spostato verso il chimico bioanalitico, quasi che, con elementi di chemometria, che poi vi diremo, diciamo così, un po' più o meno che cos'è. E questo. Di che cosa stiamo parlando? Quindi, Pier, io direi che secondo me, forse come primissimo spunto dal quale Sì. partire, e questa è una cosa che vale sia per chimica che per scienze biologiche, già ve lo anticipo, i campi nei quali si può lavorare e quindi si può poi continuare oppure no con la carriera accademica, altri tipi di carriere, con entrambe le facoltà sono abbastanza ampi. Però Certo. questo in realtà è una cosa che vale più o meno per quasi tutte le facoltà scientifiche. Cioè, piccolo spoiler, in generale le facoltà scientifiche hanno tantissimi campi di applicazione, poi soprattutto quando ci si rivolge all'ambito medico, chimico, biologico e farmaceutico, veramente si può spaziare tantissimo, però semmai piano piano ci arriviamo. Detto questo, Pir, io credo che sicuramente una delle cose che interesserà di più alle persone che stanno a casa, ai ragazzi che stanno a casa, è questo. Mi hanno sentito spesso raccontare come mi sono trovato io a scienze biologiche, quali esami ho fatto, quali difficoltà ho incontrato. Quindi ti giro la domanda e se io fossi oggi uno studente di quinto superiore, la prima cosa che ti chiederei è: ma quale difficoltà hai incontrato a chimica? È effettivamente così difficile come tutti raccontano? Oppure con una buona dose di studio alle spalle e di approfondimento nel periodo pre-università si può affrontare di tutto? Allora, innanzitutto, diciamo, come mi sono trovato a chimica? Mi sono trovato a chimica in realtà un po' per caso, non è stato, diciamo così, all'improvviso, è stata una cosa costruita poi lungo il tempo. Pensate che io vengo da un istituto tecnico, innanzitutto, quindi ho fatto elettronica e telecomunicazioni, ma durante il mio percorso mi ero iscritto all'istituto industriale essenzialmente perché volevo fare l'ingegnere meccanico, poi volevo fare l'ingegnere aerospaziale, poi volevo fare il fisico. Però durante questi anni, poi, i primi due anni, io Diciamo la verità, volevi fare Iron Man, diciamo la verità, volevo volevi fare essere Iron Man, Tony esatto. No, Stark. vabbè, ma già mi piaceva più Spider-Man in realtà, quindi già mi sentivo un po' Peter Parker in quel momento, avevo le idee confuse e quindi, poi all'improvviso in realtà durante quegli anni mi sono trovato a fare i giochi della chimica, che sono praticamente dei giochi interscolastici, no? Sì. E mi sono appassionato sempre di più, sì, quindi dopodiché al quarto anno mi avevo pensato, ma forse faccio questa follia. E quindi pur venendo da un istituto tecnico e pur venendo dall'elettronica e dalle telecomunicazioni, mi sono iscritto a chimica. Anche perché poi mi ero reso conto, avendo a che fare con parecchi ingegneri, perché parecchi dei corsi alle scuole superiori li tengono gli ingegneri, no? Che forse quella forma mentis non era adatta a me, una forma mentis un po' troppo orientata, un po' troppo poco creativa, tra virgolette. Noi non ce l'abbiamo con gli ingegneri, no, assolutamente. 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 E quindi avevo bisogno di qualcosa di diverso, ma allo stesso tempo non mi sentivo, diciamo così filosofo da fare anche matematico o fisica. Avevo bisogno di qualcosa un po' più con i piedi per terra, tra virgolette, e quindi mi sono trovato a scegliere appunto quella che viene chiamata la scienza di mezzo, che è la chimica. Allora, si può affrontare chimica avendo delle buone basi, essenzialmente di se si è studiato, ok, c'è la possibilità effettivamente di, e si ha una buona preparazione in generale, di poter affrontare una materia scientifica. Non è necessario avere delle grosse basi né di chimica organica né di chimica fisica, eccetera, eccetera. Essenzialmente basta, almeno inizialmente, quello che è la chimica generale che si fa alla scuola superiore. Ok. Quindi questa è una cosa fondamentale. Pier, scusami, dico questa cosa perché in effetti è quello che è servito un pochettino pure a me. Quando noi diciamo la chimica della scuola superiore, ci Sì. riferiamo essenzialmente dall'inizio del programma di chimica, quindi dal capitolo 1, l'atomo, Sì, tavola esatto. periodica, fino orientativamente alle Alla soluzioni. termodinamica, anche soluzioni termodinamica anche. Soluzioni tampone, Esatto, acidi, esatto, esatto. pH e termodinamica. Quindi Sì. orientativamente quello è Sì. il range, insomma, il range di argomenti con i quali è buono affrontare l'università. Anche perché, questo credo che sia una cosa capitata pure a te, ma almeno così con me è stato,
Io comunque sono partito dalle basi, cioè l'esame di chimica inorganica, generale e inorganica. Io Assolutamente. sono partito dal capitolo 1, dall'atomo, sono partito da capo, ovviamente facendo molti più approfondimenti, avendo alle spalle qualche conoscenza in più di storia della chimica, che però poi forse ai fini dell'esame purtroppo non è Sì, non servita, serve. non serve a tanto, però insomma si parte comunque da zero e questo vale almeno il primo anno per tutte le materie, cioè Assolutamente. non si parte già con un livello avanzato come può essere quello del secondo o del terzo anno, dove si danno per scontate certe cose. Sì, All'inizio sì, sì. si parte da zero, punto. Questa è una cosa fondamentale, cioè nel senso si parte effettivamente da zero. Ovviamente ci sono anche, almeno nel caso mio, avevamo anche dei docenti che in realtà poi tendevano a fare selezione, cioè a spaventare i ragazzi, no? Perché ti piazzavano là così in maniera del tutto randomica quella che era la soluzione per l'atomo di idrogeno dell'equazione di Schrödinger e tu là dicevi ok. Però se c'è una cosa a cui posso dire è se una persona è intenzionata a iscriversi a chimica, quello che deve allenare è una visualizzazione tridimensionale nella propria testa, cioè cominciare a capire che tutto ciò che noi scriviamo su un quaderno, tutto ciò che sta scritto, anche le formule che noi vediamo scritte, in realtà si trovano, sono entità tridimensionali. Quello che il mio professore di chimica generale veniva tramandato come cosa, appunto, si chiamava occhio della mente. L'occhio della mente è quella capacità di visualizzare quando si vede, che ne so, l'ammoniaca che è NH3, diceva lui, io mi immagino una cosa fatta così. E quindi naturalmente non semplicemente qualcosa scritto su un foglio in maniera piatta. Questo è quello che può aiutare naturalmente, ma questa cosa vale anche penso per biologia, cioè nel Sì. senso cominciare ad avere un'immagine tridimensionale di quello che si ha aiuta tantissimo, specialmente anche per quando si parla poi della chimica, non ne parliamo della chimica organica, che poi troverete un po' più avanti, Più essenzialmente. avanti, sì. Sì, Sì, questa è la difficoltà principale che possono trovare la maggior parte delle persone, diciamo così, al primo anno. ma infatti Pier, non a caso, quando io mi ricordo, quando a scuola superiore i professori mi dicevano, ragazzi, non studiate solo le parole dei libri, ma fate attenzione molto alle immagini che ci stanno e cercate di immaginare nella vostra testa quello che state studiando, è una cosa che poi all'università, non dico che mi ha aiutato tantissimo, però è una cosa che ho dovuto affinare ancora di più, perché è vero, le reazioni chimiche, tanto per farti un esempio, un bilanciamento di una reazione, tu ce l'hai su carta, lo devi vedere su carta, però per esempio per i Giusto. processi biologici, cercare di immaginare quello che stai studiando ti aiuta notevolmente a capirlo, cioè molto banalmente, tu prima parlavi di fitopatologia e di piante. Studiare la struttura delle foglie a memoria, imparare i nomi a memoria, non ti serve a niente perché tu dopo una settimana te li sei scordati. Se invece ti metti e te la immagini, la foglia in testa, te la rappresenti, te la disegni e cerchi di associare quel nome a quella specifica struttura, potrai dimenticartele certe cose, ma comunque in testa le troverai sempre. Assolutamente, Hai voglia assolutamente. di. Anche perché poi questa cosa aiuta moltissimo quando poi ci si sposta, per esempio, appunto, io vengo da una formazione principalmente organica. Tutte le reazioni che poi farete, se vi iscriverete naturalmente dal secondo anno in poi, i meccanismi, sono tutti quanti movimenti di elettroni e voi dovete immaginare dove va a prendere. No, e come avviene questo processo di reazione con il movimento elettronico? E questa cosa vi aiuta, cioè a cominciare ad avere una visualizzazione tridimensionale o allenare questo aspetto, naturalmente vi dà un leggero vantaggio, essenzialmente. C'è un bel commentino per te, Pier, quindi te lo lascio leggere. L'occhio della mente salva anche per la matematica, non è solo visivo, e capire cosa significa nella vita quello che una formula matematica vuole dirti. Ciao, Assolutamente. ciao Ciao Silvia, Silvia. e grazie dell'intervento, Silvia. Sì, comunque in generale sì, insomma, questa è una cosa che aiuta moltissimo per tutte le facoltà scientifiche o comunque per quei tipi di argomenti che poi effettivamente puoi immaginarti in testa.
Senza, ovviamente, senza nulla togliere agli ingegneri, però purtroppo gli ingegneri a volte hanno bisogno anche della matita, oltre che dell'occhio e della mente, che purtroppo devono rappresentare su carta cose che Mi sa che qua immaginare. tra poco arriveranno parecchi commenti degli Degli ingegneri che ingegneri, li no. Allora, blasteranno. ingegneri, noi vi vogliamo bene, però Assolutamente. c'è una cosa che voi dovete necessariamente sapere, è che nell'ambiente universitario, e questo lo dicono tutti, gli ingegneri sono come gli scozzesi dei Simpson. E quindi ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui. Allora, Pier, io e te in realtà già ci siamo sentiti in privato, quindi insomma già sappiamo dove andare a parare, però a questo punto io direi che forse una cosa interessante da fare, cosa che mi è capitata anche già per i video su biologia e biotecnologie, è mettere proprio le mani in pasta e quindi andare a vedere, a toccare con mano i piani di studio. Che questa è una cosa che io ripeto all'infinito, la ripeto su YouTube, la ripeto su Instagram, la ripeto ovunque. Quando volete cercare informazioni, e qui mi rivolgo soprattutto agli studenti, quando volete cercare informazioni, andate direttamente alle fonti principali, che sono i piani di studio delle università, perché le università, se non è ogni anno, al massimo ogni 2 anni, caricano i piani di studio per gli anni accademici. Ora, in questo momento di pandemia forse può capitare che le segreterie hanno problemi, non vengono caricati i piani, eccetera, eccetera, ma in linea generale, per ogni anno accademico, abbiamo sempre i piani di studio, sempre, per tutti e 3 gli anni, per le triennali, per i primi 3 anni delle triennali, e li possiamo avere pure per le magistrali, quindi per tutti i tipi di facoltà. Nomini gli ingegneri e arrivano gli ingegneri. Ciao Antonio. Antonio, ti salvi perché ti conosciamo. No, non è vero, scherziamo, scherziamo. Comunque, detto questo, io adesso vi condivido lo schermo, perché con Pier noi ci siamo pigliati la briga di scaricare i piani di studio delle università. Ora, io ho frequentato Scienze Biologiche a Benevento, quindi vi farò vedere quel piano di studi, mentre invece Pier hai studiato dove? Ce lo ricordi? Alla Federico II, al Dipartimento di Chimica della Federico II. Ok. Perfetto. E quindi, come per magia, grazie al nostro mitico StreamYard, abbiamo la guida dello studente, il piano di studi della facoltà di chimica della Federico II. Allora, Pier, Allora, volevo guidami dire tu. giusto prima una cosa, una, sì, Sì, una cosa vai. importante, una piccola differenza che adesso c'è rispetto a quando ho studiato io. Ok. No, puoi lasciare il piano di studi se Posso vuoi, anzi. lasciare? Ok. Sì, no, è relativo proprio a questo. Una piccola, piccolissima differenza è il fatto che mentre prima c'era un test d'ingresso che non era selettivo, ok, e invece adesso il test è... Oh, ciao Michele, il Ciao Michele. test è selettivo, ci sono, se non sbaglio, 150 posti, anche se devo essere onesto e penso sia capitato una sola volta che abbiano riempito i 150 posti. Almeno a Napoli, quindi è selettivo fino ad un certo punto, perché c'erano parecchie persone che poi tentavano di iscriversi, anche se è un corso di studio, sfortunatamente ha elevata mortalità, almeno per un certo punto di questo. Questa è una cosa che condividiamo noi di Scienze Biologiche con voi. Si parte in un certo numero e poi alla fine si arriva sempre decimati, ma veramente Esattamente. si arriva decimati, eh? Guarda, Noi. su questa cosa qua forse è anche un po' colpa di come viene impostato un certo tipo di corso, sfortunatamente, cioè perché almeno, non so il tuo, ma almeno a chimica è impostato molto in maniera orientato alla carriera accademica, ok? Cioè forse non sia chiaro o non si riesce a trasmettere il messaggio agli studenti che oltre alla carriera accademica, oltre al ricercatore, oltre a tutto ciò che è ricerca, in realtà si può fare con chimica, quindi c'è tutto quanto un mondo che lavorativo naturalmente dalle analisi ambientali, dalle aziende farmaceutiche, passando anche al mondo dell'editoria, per esempio, no? Ma di questo poi Ne ne parleremo, cosa che ecco, parliamo viene dopo. visto come qualcosa che sì, ok, vabbè, tutto molto bello, ma da un punto di vista pratico. E Esatto. quindi naturalmente bisogna trovare un bilanciamento in queste cose e forse la mortalità è dovuta anche naturalmente a quello, diciamo. Ok, Sì. piano di studi. Ok, allora, piano di studi alla mano. Guidami tu, Pier, mi dici tu quando fermarmi.
Vabbè, andiamo al primo Ok. anno, per esempio. Magari che entriamo direttamente in quello che... Ah, una cosa importante, per esempio, del corso di Sì. studi in chimica, perché se noi stiamo parlando comunque di corsi triennali, quindi non Sì. al magistrale, questi qua sono il piano di studi della chimica triennale, ok? Ok. La chimica a Napoli viene anche, ha il titolo di Eurobachelor, quindi viene riconosciuto anche a livello europeo. Ok. Ok, qui ci sono le informazioni, infatti, penso del test d'ingresso. Se Sì, vai un po' più infatti su. Eccolo quella è una cosa, insomma, che quello che ci hai anticipato pure tu, che qua. adesso, siccome ci sta il test, bisogna fare i famosi Talk B, Talk C, eccetera, eccetera, che è una cosa, Esattamente. sinceramente, io quando stavo all'università non ho fatto, cioè nel senso, io ho fatto una prova preselettiva, però non c'era lo Sì. sbarramento per il mio anno a Benevento, quindi io sono entrato comunque a prescindere, però adesso so che molte facoltà che hanno il test di sbarramento prevedono questi benedetti Talk B, Talk C, che mi sono ripromesso di approfondire, perché parecchi, ma veramente parecchi, mi chiedono questa cosa, quindi poi a tempo debito, insomma, ne parlerò un po' meglio sul canale. Allora, scendiamo un pochettino, mi dici Dovrebbe tu, essere eccolo eccolo qua, qua, per esempio, questo qua è tutto perfetto. quanto l'orientamento. Quindi abbiamo il primo anno sono 6 esami, il secondo anno 6 esami, scendo un po' giù lui. Ok. Terzo anno sono 4 esami più attività libere, cioè esami a scelta, tirocinio, e poi c'è la prova finale. La prova finale sarebbe un tirocinio di tesi che può essere svolto all'interno di uno dei gruppi di ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche, oppure è possibile scegliere anche un altro laboratorio in cui svolgere il lavoro di tesi, ma bisogna comunque avere poi un coordinatore interno, un relatore interno. Ok, questa è una cosa che posso aggiungere pure io, Pier, perché se, insomma, differenze scienze biologiche e chimica, questa è una cosa che succede anche a scienze biologiche, cioè l'attività di tirocinio può essere fatta sia internamente, quindi all'università con un gruppo di ricerca dell'università, oppure esternamente in una struttura convenzionata. Però in quel caso si deve comunque passare attraverso un professore che faccia, tra virgolette, da coordinatore dell'attività che tu stai facendo all'esterno e quindi poi lì, insomma, la situazione si complica un pochettino di più, però insomma, chi arriva al terzo anno poi sono cose che approfondisce strada facendo. Però Un'altra questa è cosa, per quanto riguarda esattamente. pure per esempio la tesi e tutto, ovviamente c'è la possibilità di farla anche in Erasmus, se si sceglie di andare in Erasmus al terzo anno, però anche in quel caso quello che vi consiglio è naturalmente chiedere specificamente a quello che è il coordinatore Erasmus, che penso che dalla mia epoca sia cambiato, sia un altro docente adesso, però ovviamente non so chi è perché ho perso i contatti da un po'. Ma ovviamente informarsi bene su quello che è il contatto nel paese straniero, nel paese europeo in cui si va a fare l'Erasmus, e di trovare già, per esempio, un possibile relatore qui. Quindi se siete intenzionati a fare l'Erasmus e a fare anche la tesi all'estero, è una cosa che naturalmente si può fare, organizzatevi per tempo. Questa è un'altra cosa Sì, fondamentale, cioè la decisamente. pianificazione di quello che può essere la vostra carriera accademica. Non Decisamente. lasciate che le cose accadano, cioè fateli accadere e sentite naturalmente di poter organizzare il tutto. Se avete intenzione di andare, per esempio, a studiare all'estero, fuori, e sapete che c'è un limite per quanto riguarda quello che è le competenze linguistiche, non è che poi rinunciate a questa occasione perché non vi siete organizzati, non avete preparato o non avete queste competenze linguistiche a tempo debito. Quindi, ma io in un anno devo pensare, oh mio Dio, sto al secondo anno, l'anno prossimo vorrei partire per la Papuasia, si parla questa lingua, devo prepararmi per tempo. Se hai intenzione di farlo veramente e pensi che possa essere utile per quanto riguarda la carriera, la risposta è sì. Io l'ho fatto Erasmus, ho vissuto in Spagna appunto proprio al terzo anno. Lo consiglio a tutti, sia come esperienza di vita, sia come esperienza lavoro, anche proprio come esperienza anche per il futuro, perché poi aggiungere l'inglese è di base, sappiate questo. Questa è un'altra questione. Tutti questi esami che avete visto, mano a mano che poi vi sposterete e andrete verso esami un po' più specifici, troverete che i libri tradotti in italiano non ci sono. Sì, Quindi questo è mettetevi vero. proprio, oppure ci saranno esami in cui i docenti vi daranno proprio degli articoli in inglese. Quindi entrate nell'ottica che se scegliete una facoltà scientifica, le Sì. competenze almeno di inglese, di lettura in inglese, di comprensione del testo, devono essere medio-alte.
Ma io poi mi leggo e traduco. No, cioè, onestamente, è una cosa a cui io sono, mi sono sempre opposto. No, non traducete, cioè, al massimo studiate sul libro in inglese e poi appunto cercate di capire quello che state facendo, altrimenti Però perdete tanto tempo. diciamo questa cosa, Sì. perché la questione dell'inglese vale soprattutto in maniera proprio particolare per le magistrali, perché Sì. bene o male, in triennale ancora si riesce a sopravvivere. Almeno così è stato per me. Si riusciva ancora, chi non masticava tantissimo l'inglese, zoppica, comunque riesce a sopravvivere. Il problema subentra alla magistrale quando poi, se veramente sei proprio a digiuno d'inglese, lì poi incontri difficoltà, tante difficoltà. Per quanto riguarda i corsi, per esempio, forse primo e secondo anno e ancora al terzo anno, sì, perché là si tratta di testi basici che vengono, per esempio, Esatto. tradotti dalle major, dalle editrici italiane. Il problema è però quando pure già ti approcci al tirocinio e vai in laboratorio, è Eh sì, questo molto sì. probabile che tu possa trovare che un docente ti metta naturalmente davanti ad un testo in inglese che deve essere ovviamente tradotto, ovviamente letto e capito. E anche per poter naturalmente scrivere quella che è la tua tesi. È probabile che, avendo la possibilità, vi possono proporre anche addirittura di scriverla in inglese, la tesi. Quindi Allora, facciamo arrivare al terzo anno con una preparazione di inglese medio-alta è preferibile. è E preferibile. poi Allora, ve la trovate anche alla magistrale. io ti racconto la mia esperienza. Io alla triennale ho fatto una tesi bibliografica, perché quello si faceva all'Unisanne, una tesi bibliografica, cioè avere degli studi a disposizione e tu dovevi fare una sorta di resoconto di tutti gli studi che tu avevi. Gli studi ovviamente erano in lingua inglese, non erano in italiano, quindi già quello è stato, non dico il primo, però forse il primo approccio grosso con articoli scientifici in inglese. Quando invece ho fatto la tesi magistrale, io ho scritto la tesi completamente in inglese. È stata una scelta mia, eh? Infatti ho dovuto chiedere al coordinatore se potevo farlo, eccetera, eccetera, però io ho voluto farla in inglese, e l'università effettivamente permetteva di fare una cosa del genere, proprio perché una tesi svolta in lingua inglese, che è la lingua di base della scienza, comunque su un curriculum o comunque anche a livello accademico, ha un peso diverso rispetto ad una classica tesi italiana che se ne trovano a centinaia di migliaia, se non milioni, insomma, ogni tot di anni. Comunque, ritornando a noi, andiamo avanti con il piano di studi. Yes. Allora, quindi, i quattro esami del terzo anno, esame a scelta, tirocinio, prova finale, e quindi a questo punto si arriva Poi alla ad laurea. Ad maiora, laurea. maiora, esatto. Adesso però Ok, ci invece sono le ICFU, eccetera, eccetera. Entriamo nello Eccolo specifico. qua, eccoci Allora, qua. io Allora. prima di partire, ti fermo un attimo e faccio solo questa precisazione. Sul canale trovate, per quelli che arriveranno dopo, comunque quelli che mi stanno seguendo e che non hanno visto il video, trovate un video sul mio canale dove sono andato a sciogliere letteralmente tutte le sigle del mondo universitario. CFU, SSD, CDL, tutte le varie sigle, perché questa è una cosa che, quando uno si approccia per la prima volta con i piani di studio, non conosce. Cioè, nel senso, CFU sì, si sa che sono i crediti formativi universitari, ma già per esempio l'ultima colonna, questa, quella degli SSD, già è un pochettino più complicata da conoscere. L'SSD altro non è che il settore scientifico disciplinare, cioè ogni esame che noi facciamo all'università appartiene a un determinato settore. Per esempio, banalmente, l'esame di matematica 1 che si fa al primo anno, che è di 9 crediti, quello che vediamo qui nella prima riga, lo evidenzio così si vede Yes. meglio, appartiene a 9 crediti, quindi 9 CFU, ma appartiene a questo settore scientifico, cioè matematica 05. E voi vi starete chiedendo: ma quindi esiste pure matematica 01, 02? Sì, ogni settore identifica il campo di interesse, che è la matematica, e poi il settore specifico, che in questo caso è il settore 05. Ovviamente è una cosa che vale per quasi tutti gli esami in quasi tutte le facoltà, sia scientifiche che umanistiche. Tutte le facoltà hanno gli S. Oddio, forse le umanistiche la dicitura è diversa perché non è settore scientifico disciplinare, ma in linea generale questo codice lo si ritrova quasi ovunque.
E questa cosa naturalmente è poi per chi sceglierà, tra virgolette, di fare anche un certo tipo di carriera, il settore scientifico-disciplinare ritornerà. Specialmente Decisamente. in ambito accademico ritornerà, perché per esempio Chim 03 è il settore per esempio della chimica generale. O per esempio Chim 01 è il settore della chimica analitica, e quindi se uno decide di fare se carriera in un determinato ambito, che è quello accademico e specifico per la chimica analitica, risulterà afferente appunto all'ambito Chim 01, ad esempio. Io a questo proposito ho fatto un altro video per chi invece vuole intraprendere la carriera dell'insegnamento in Italia, perché gli SSD, i settori specifici, vi serviranno come il pane, perché ogni classe di concorso, quindi per insegnare per esempio biologia alle scuole superiori, che è la classe A050, tu devi avere un tot specifico di crediti in ambito per esempio Bio 09, Bio 10 o Mat 5, tanto per farti un esempio. E se non li hai, li devi integrare, cioè se non hai quei crediti specifici, devi andare in università private, strutture convenzionate, università pubbliche, eccetera, eccetera, e devi andare a fare quegli esami che hanno quel corso specifico, altrimenti non puoi partecipare ai concorsi. Quindi tenete d'occhio questa sigla, che è utilissima. Esattamente. Allora, Vamos, primo anno, vamos, primo primo anno. semestre. Innanzitutto potete vedere che già cominciamo ad addentrarci. C'è un mix di materie, tra virgolette, di indirizzo e materie generali. Quindi potete vedere che c'è matematica 1, ok, questo è il primo semestre, perché solitamente all'università si va a semestri. Chimica ha tre esami il primo semestre e tre esami il secondo semestre. Quindi più o meno siamo tra ottobre e gennaio più o meno, se avete qualche prof attivo anche fine gennaio. Dopodiché c'è il periodo di sosta per quanto riguarda appunto gli esami, e poi iniziano i corsi fino a più o meno giugno, e poi ci sono insomma le sessioni, che vanno la sessione estiva più o meno fine giugno-luglio, e poi una sessione tra virgolette di recupero che è settembre, inizio ottobre alcune volte. Allora, corsi specifici, matematica, quindi come potete vedere sono belli carichi, per questo ci sono pochi esami, perché vengono praticamente raggruppati con parecchi crediti, quindi non c'è una frammentazione. Per esempio matematica sono 9 crediti, quindi parecchio. Chimica Doloroso. generale inorganica e laboratorio di chimica generale inorganica sono 14 crediti. Solitamente questo qui è un esame che va più o meno a moduli, cioè che vuol dire un esame a moduli? Che avrete due docenti. Infatti, se vedete, noi abbiamo Roberta Cipullo, la mitica professoressa Cipullo, questa l'ho avuta anche io, e Mariana Cucciolito. Che cosa fanno? Sono le professoresse di laboratorio. Invece, il professor Vincenzo Pavone è il professore che vi fa la teoria. Ok? Quindi, ma Ok, sì. essenzialmente poi vi dicono come sono strutturati, cioè 8 crediti di teoria, 6 crediti di laboratorio. Questo è il numero Ok. naturalmente a destra che vedete prima del settore scientifico-disciplinare. Quindi Sì. vi potete aspettare che troverete delle ore, ok, in più per quanto riguarda la teoria, e poi delle ore tot di laboratorio. Che vuol dire? Vuol dire che voi farete delle ore con questo docente, che vi farà tutta la struttura dell'atomo, vi parlerà naturalmente della termodinamica, più o meno gli equilibri, eccetera, eccetera. Quindi tutta la parte che più o meno avreste dovuto fare appunto a scuola superiore, più o meno queste cose così. E poi vi è una parte di laboratorio. In questa parte di laboratorio vi è anche una parte di calcolo stoichiometrico. Quindi prima in laboratorio ci sarà appunto anche una parte relativa al calcolo stoichiometrico, al bilanciamento delle reazioni, eccetera, eccetera. E poi ci sarà il laboratorio. Solitamente i laboratori dovete trovarvi degli amichetti speciali come voi, che hanno Gli scelto amichetti del cuore. gli amichetti del cuore. I gruppi, almeno all'epoca mia, questo qua era un gruppo era in coppia, ok? Ma ci sono laboratori in cui addirittura si arriva anche a 3 persone, quindi queste cose possono variare, perché è passato un po' di tempo, quindi però l'organizzazione a gruppi c'è sicuro, perché si va a cappe, cioè nel laboratorio didattico in cui starete c'è una cappa, quindi non c'è una cappa per ogni studente,
ma c'è praticamente una cappa per gruppo, almeno 2 o 3 persone, restate così. Come si vede che eravate dei cuccioli teneri indifesi? Il mio primo laboratorio, i gruppi erano da 20 persone. No, Ovviamente non lavoravamo sotto cappa, si facevano altri tipi di cose in laboratorio, però sì, beh, ma 200 persone in qualche modo le devi gestire al primo no, no, anno. infatti ne avevamo sempre più pochi, quindi dopodiché per quanto riguarda il laboratorio, lì essenzialmente c'è la base più o meno di quelle che sono alcune reazioni giusto basilari e che vi daranno naturalmente informazioni anche per quanto riguarda la reattività generale oppure per esempio ecco, la precipitazione selettiva dei sali e tutto. E poi ci sono, almeno all'epoca, c'erano delle prove intercorso, cioè Sì. avete la possibilità di studiare durante il corso e di svolgere delle prove, dei veri e propri test, come se fossero dei compiti a scuola. Se superate le prove intercorso, accedete direttamente all'orale, perché molto spesso gli esami a chimica sono principalmente scritto e orale Scritto e orale. oppure soltanto orale, cioè più ci spostiamo verso i corsi a scelta e la magistrale, più andiamo verso unicamente la presenza dell'orale con totale assenza dello scritto. Ok, Questa è la perfetto. cosa molto molto importante. Perfetto. E diciamolo a sta cosa, Pir, che la possibilità di fare prove intercorso per gli esami è indipendente dalla possibilità di avere un esame in moduli. Mi spiego. Assolutamente. Anche se un esame è per intero, per esempio, se riaggiungiamo la schermata qua, l'esame di matematica, matematica 1, non è suddiviso in moduli, infatti vedete CFU è 9, CFU per modulo 9, quindi significa che è un solo esame che si fa in un'unica, diciamo, con un unico professore senza dividerlo, però il professore a sua discrezione può scegliere se dividere l'esame in prove intercorso, quindi fare prove intercorso, oppure fare direttamente l'esame finale, che può essere scritto orale, solo orale, insomma, questo poi dipende molto dalla materia e dipende dal professore. Esatto, poi vedete che c'è lingua inglese che sono 5 crediti, quindi anche in questo caso, o almeno a noi, era un corso un po' leggero, diciamo così, e l'esame era essenzialmente quello appunto di dover leggere e tradurre un testo, quindi per questo vi dico che è importante almeno la parte di comprensione e traduzione, cioè non dovete andare là e parlare in inglese del tempo, oppure come per chi ha fatto gli esami C1, andare là e c'è un testo a caso. No, naturalmente vi mettono davanti un testo, che è un testo di un libro in inglese oppure un articolo, e lì lo dovete tradurre e capire. Quindi, ma come si sa, un po' l'inglese tecnico è essenzialmente un po' più facile, se vogliamo, per chi ha una buona preparazione, rispetto a ti mettono là e dimmi adesso raccontami tutte quante le regole del girotondo in inglese. E tu stai là e dici, oh cazzo, io ti posso parlare del nascondino, invece no. Esatto. Poi Io abbiamo per matematica. esempio, Pier, scusami, io per esempio a scienze biologiche, l'esame non era da 5 crediti, era da 3 crediti, però io ho dovuto scrivere una tesina su un argomento, dell'ambito scientifico. Adesso Io per quello esempio. questo è molto da ingegnere, perché gli ingegneri hanno l'idoneità a 3 crediti di inglese, Però a me non era idoneità, a me era proprio esame. Esame a 3 esatto. crediti che faceva media. Che questa sta cosa io l'ho detto spesso anche in altri video, e cioè che l'esame d'inglese a volte può essere anche solo un'idoneità, cioè Sì, certo. non ha CFU, quindi non fa media nel calcolo poi della media universitaria. In questo caso invece, fa media, sì, Sì, perché ha CFU, sì. assolutamente, assolutamente. Ok. Dal fantastico mondo del primo semestre, spostiamoci al secondo semestre. Ah, cosa molto importante. Non andate in ansia se non riuscite a fare tutti gli esami del primo semestre al primo semestre, per favore. Cioè, Esatto. rifuggiamo la logica dell'università, azienda. Ognuno si iscrive all'università e ognuno ha il suo ritmo, i suoi tempi e la sua vita che è diversa rispetto a quella degli altri. Già se siete studenti fuori sede e dovete tornare o siete appassionati di qualcosa, fate volontariato o dovete lavorare, è normale che alcune tempistiche siano dilatate o diverse. L'importante è che
gestite i vostri tempi senza andare in ansia e in angoscia, senza sentirvi oppressi assolutamente, ok? Perché la sanità mentale è una cosa importante, quindi Esatto. rifuggite anche quegli articoli di merda, tipo, scusi, può dire merda in diretta Sì, YouTube? lo puoi dire, puoi Quegli dire. articoli di merda, tipo Repubblica, no? Che dice super geni, laurea 25 anni, 8 lauree. Anche lì c'è una cosa che poi Luigi Pio potrà dirvi: è Sì. normale che puoi prenderti 4 lauree in 4 anni se sono lauree afferenti allo stesso settore disciplinare, perché se ti prendi la laurea in medicina e fai tot crediti di determinati esami, prenderti la Esatto. laurea in biologia o in biotecnologia, in cui ti danno praticamente, ti dicono di sì a 20 esami su 24, ti restano 4 esami che fai Sì. tranquillamente in un anno, o come potete vedere, addirittura se non hai nulla da fare, in un semestre. Quindi non Esatto. andate in ansia e in angoscia, non sentitevi stupidi. Einstein diceva: ognuno è un genio a modo suo, ma se noi valutiamo le persone come un pesce per la capacità di arrampicarsi su un albero, il pesce si sentirà un cretino per tutta la vita. Esatto, poi siccome noi siamo un pochettino maliziosi, ma per dovere di cronaca certe cose vanno dette, ci sono tantissime dinamiche anche extra universitarie e Certo. ovviamente ogni riferimento al dio denaro è puramente casuale, che vi permetteranno di fare quello che volete, a maggior ragione da quest'anno, perché è possibile iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente, anche diversi tra Contemporaneamente. loro. Quindi Esattamente. questo darà il via ad una fantastica onda di super laureati che in 10 anni otterranno tipo 20 lauree. Vabbè, ma questo è un altro discorso, poi Questa è un'altra storia, diceva il nonno di Heidi. questa è un'altra storia. Confermo, c'è scritto Silvia, il primo anno ho fatto solo un esame. Bisogna entrare, secondo messaggio, nella logica di primo anno, logica universitaria. Quindi sì, decisamente, decisamente sì. Allora, ritorniamo a Andiamo, noi. sì, dopodiché c'è, vedete, matematica 2, dice perché una non ne bastava. Allora, in determinate facoltà forse c'è semplicemente istituzioni di matematica. Non so quante matematiche hai fatto tu, Luigi, a biologia. Io ne ho fatta una sola, ho fatto matematica 1, però matematica 1 più statistica. Però poi ho fatto fisica 1 più statistica, quindi ho fatto più esami Ok. di statistica che esami di matematica. Ecco, e questa è una cosa, forse, ecco qua possiamo dire su questa cosa di statistica, è una cosa molto importante, perché invece a chimica viene un po' trascurata. Poteva essere fatto in passato, sì, perché non c'era un'applicazione statistica, diciamo così forte in ambito chimico, almeno che non ti spostavi più verso la chimica fisica, ad esempio, ecco. Oppure la termodinamica statistica, quindi se andavi verso un curriculum chimica fisica, in quel caso là sì, mentre più chimica organica o anche chimica generale o chimica analitica, la statistica era molto molto basica. Adesso invece con l'avvento di determinate tecniche, la statistica risulta anche quella avanzata, quindi stiamo parlando di ANOVA, stiamo parlando di analisi statistica univariata e multivariata, per esempio, sono cose particolarmente importanti. E a chimica attualmente, almeno fino ad ora, non c'è un esame giusto di statistica, sfortunatamente, cosa che invece a Ok, biologia c'è. sì, da noi c'era, da noi c'era. Invece a matematica 2 che cosa si fa? Matematica 2 si iniziano a fare le equazioni differenziali che vi saranno poi importanti negli esami di chimica fisica e anche per esempio in fisica 2. Ok? Sì, Poi vedete ok, fisica generale 1, per dici. esempio, no, dicevo, io per esempio matematica ho fatto esattamente il programma della scuola superiore, quindi io mi sono fermato Esatto. agli integrali, mi sono Agli fermato agli integrali. integrali e il mio compito, l'esame di matematica era esattamente l'esame di Stato, cioè lo stesso tipo di Studio di tipologia, quesiti, studi funzione. di funzione, calcolo dell'area con gli Sì. integrali, calcolo del dominio, c'era, mi pare, un logaritmo da risolvere. Ok. E comunque erano 5-6 esercizi in tutto l'esame, però era il programma della scuola superiore pari pari, almeno quello che avevo fatto Sì, sì, io, sì, sì, sì. pari pari, La pari pari. stessa cosa in matematica 1, in matematica 2 si va un po' oltre gli integrali, si va appunto su integrali, integrali doppi, alcune volte anche i tripli, integrali circolari,
che altro, e poi le equazioni differenziali, cioè equazioni differenziali in quantità industriale, anche perché poi tutto il calcolo che si fa anche sulla quantomeccanica, che poi che troverete al secondo anno, che è la morte, il secondo anno di chimica è la morte fisica e cerebrale, È la morte sì, la nera. morte, la morte, cioè proprio la pesantezza di vivere il secondo anno di chimica, e lì ne farete uso. E poi trovate chimica analitica. Qua cominciamo a differenziarci, cioè alla scuola superiore si è fatta chimica generale con elementi termodinamica e tutto. Poi invece a chimica che cosa si fa? Chimica generale e inorganica, come potete ben vedere. Ok. Chimica inorganica, tutta quanta la chimica, per esempio, dei sali, le proprietà degli elementi della tavola periodica. Cioè, elemento per elemento, quali sono le proprietà? Chimica analitica è quella un po' più che va a rispondere alla domanda: qua dentro, in questo vallone, in questa cosa che c'ho, che cosa c'è? E vi Ok. spiegano un po' tutte quante le tecniche per poter determinare i componenti di una miscela, per esempio. E qui sono le varie tecniche separative, le varie tecniche per riconoscere i componenti. È tutto, c'è un tanto laboratorio. Chimica analitica c'è tanto laboratorio, assai, cioè assai, ed è molto lungo. Si facevano le titolazioni, cioè determinare la concentrazione di qualcosa, si usciva alle 7 di sera, quindi È tanto, tosta. tanto, 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 tanto laboratorio. Chimica analitica 1 si sì, è abbastanza tosto, Tosta. quindi sì. Vogliamo andare avanti, Allora, giusto? Dimmi un più, secondo anno e poi passiamo a biologia? no, passiamo, vi faccio vedere un attimo qualche differenza col primo anno di scienze Vai, 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 giusto, biologiche. giusto, vai, vai, vai. Intanto ci andiamo molto velocemente, anche perché c'è un video dedicato sul canale, insomma, quindi tutti quelli interessati trovano il video dedicato perché ho fatto le differenze tra scienze biologiche e biotecnologie che sono molto simili e anche lì sono andato con il piano di studio avanti. Allora, condivisione dello schermo, scheda di Chrome e vi faccio vedere invece il piano di studi di scienze biologiche. Questo è all'unisanno. In realtà il piano di studi è dell'anno accademico 19-20, però in realtà da quanto ho capito non è più cambiato, quindi perciò non è stato caricato sul sito. Il file è sempre lo stesso, ma insomma gli esami pure sono sempre gli stessi. Allora, qui in realtà è organizzato un po' malino questo, perché suddivide gli esami come per discipline, quindi discipline biologiche, matematiche, fisiche, informatiche, mi sto riferendo alla prima colonna sulla sinistra. Poi vi dai il numero di crediti totali, un range di crediti, poi gli SSD ovviamente, e poi le attività formative che sono banalmente gli esami. Ora io mi vado a pescare solamente gli esami del primo anno, che sono il primo è citologia e istologia, questo è un esame da 9 crediti, almeno a Benevento così funziona, che è fondamentalmente un esame dove si vanno a studiare tra le tante cose, oltre che alle cellule, le differenze, le strutture cellulari, eccetera, eccetera, anche per esempio i tessuti. Io perché ricordo benissimo la parte dei tessuti? Perché l'esame di citologia e istologia prevedeva un'attività di laboratorio e noi in laboratorio siamo andati ad utilizzare tutti quegli strumenti che vengono utilizzati nei laboratori, per esempio, di biologia, dove si estraggono, si creano delle sezioni di tessuti, si vanno a studiare i tessuti. Per esempio, abbiamo utilizzato il microtomo, che era uno strumento che serviva poi per tagliare, per esempio, alcuni tessuti che erano conservati in paraffina. Insomma, tutta una parte bella pratica che però ha comunque a che fare con il mondo cellulare e il mondo dei tessuti. Quindi dalle cellule ai tessuti, alle strutture un pochettino più complesse. Il primo anno, poi, proprio come si fa a chimica, abbiamo l'esame di fisica, che ovviamente fisica è fisica, quindi non ha bisogno sicuramente di presentazioni. C'è l'esame di matematica e statistica, che è rimasto tale e quale come l'avevo fatto io al primo anno. Poi c'è l'esame di chimica generale e inorganica, e noi invece abbiamo due esami diversi rispetto a voi a chimica, perché abbiamo già chimica organica al primo anno. Però sicuramente, insomma, il modo col quale noi affrontiamo l'esame di chimica organica è sicuramente diverso da quello che fanno, per esempio, a chimica. E poi abbiamo l'esame di informatica. Ora, l'esame di informatica dipende molto da università a università, perché in alcuni casi si studiano dei linguaggi classici, per esempio Java, HTML, eccetera, eccetera.
Io ho studiato, o avevo fatto all'esame di informatica, un linguaggio particolare che è il linguaggio R, un linguaggio di programmazione utilizzato tantissimo nell'ambito della Top. bioinformatica, perché serve per andare ad analizzare e a dare tutti quei comandi poi, insomma, per creare cose, fare cose, in ambito Posso biologico. dire una cosa su Vai, questo? vai. Studiatelo, cioè, se insieme all'inglese studiate R, studiatelo, o anche MATLAB. O anche MATLAB. È necessario, cioè, se avete competenze in quest'ambito, state un passo avanti, almeno non soltanto all'università, ma anche poi per fare delle analisi in futuro da un punto di vista lavorativo. Se le avete, fate bene. Vai. È buono conoscerlo. Voglio vedere se ci sta qualche. Ok, perfetto. C'è l'esame di biologia e sistematica vegetale, sempre al primo anno, di 9 crediti, che altro non è, noi lo chiamavamo impropriamente, l'esame di botanica. Perché biologia e sistematica vegetale è quell'esame dove si parte dalla struttura delle cellule vegetali, che sono diverse da quelle animali, e si arriva poi mano a mano alle strutture sempre più complesse, quindi alla pianta, foglie, fusto, radici, eccetera, eccetera. Fino poi, in questo caso, c'è anche la parte di sistematica e quindi tutta la tassonomia, la classificazione delle piante, eccetera, eccetera. Questo ovviamente è sempre relativo all'esame che io ho fatto, cioè al piano di studi dell'Unisanno, perché queste cose possono variare un pochettino da università a università. Mi pare che altri esami del primo anno qui non ce ne siano. Ah, eccolo qua, c'è l'esame d'inglese. L'esame d'inglese 3 CFU è rimasto praticamente pari pari, tale e quale, e quindi come al solito esame da 3 CFU che però fa media. Quindi se pigliate un buon voto, meglio per la vostra media universitaria. Ritorniamo all'esame invece di chimica, al coso, al piano di studi di chimica. Allora, scheda di Chrome, guida dello studente, condividi. Ok, ci siamo, E perfetto. andiamo E andiamo al secondo alla anno, morte nera. alla morte nera. Signori, no, veramente, questo ha rappresentato lo scoglio fisico e mentale questo rappresenta il vero scoglio fisico e mentale degli studenti di chimica, almeno a Napoli. Cioè, si dice che fatto chimica fisica 2 e chimica organica 2 sei laureato. Sei Cioè, laureato. essenzialmente. Voi dovete immaginare, adesso è un po' diverso. Quando li ho seguiti io, ad un certo punto, io poi ero in partenza per l'Erasmus, no? Al corso di chimica fisica, tu voi immaginate, eravamo circa 150, 120 il primo anno. Siamo arrivati a seguire chimica fisica 2, che vedete in basso, che è uno degli esami del secondo semestre, eccolo là, del secondo semestre. Eravamo quattro, ma non, cioè, sto quattro Ottimo. gatti, quattro, cioè quattro persone. Vi posso anche dire i nomi di queste quattro, ve li ricordo ancora. Il professore ci portava, che tra l'altro è anche cambiato. Sì, è cambiato, del modulo B ci portava nel suo studio a seguire a un certo punto, perché eravamo quattro, perché il resto aveva un po' di esami, arretrati e quindi preferivano non seguire. Allora, questa è una cosa, ci sono diverse tecniche, diverse metodologie. Dice, io sono in ritardo con gli esami, non mi seguo gli esami. Io non ho mai fatto così, cioè nel senso, io ho preferito sempre e comunque seguire gli esami, anche se avevo, che ne so, un arretrato dal semestre precedente, perché almeno me lo trovavo seguito, avevo le registrazioni, avevo gli appunti e poi me lo studiavo naturalmente quando avevo tempo. Sì. Ok? Anche perché se no poi vai effettivamente in ritardo perché non hai informazioni. È utile seguire i corsi? Sì, cioè per me almeno la mia idea è sì. Non semplicemente perché c'è il docente che ti dà le informazioni, perché tutto può essere preso dai libri. Ok? La questione è capire, è un po' più pratica la cosa, capire il docente qual è l'argomento preferito e come presenta le cose e come le dice, perché Allora, serve più alla relazione con il docente per poter superare l'esame piuttosto che a ciò che dice. questo è vero, e io sulla base della mia esperienza, se dovessero chiedermi seguire gli esami all'università è necessario, è fondamentale, io direi dipende.
che, a parte essere una risposta molto democristiana, ha una sua giustificazione, perché ci sono stati degli esami che io ho seguito e ho letteralmente perso tempo. Cioè, nel senso, i professori arrivavano, avevano la slide e leggevano la slide. Lì è una perdita totale Sì, sì, sì. di tempo, anche perché il professore non vi guarda in faccia, non vi memorizza e quindi non vi riconosce manco all'esame. Altri esami, invece, che ho seguito, mi hanno fatto letteralmente risparmiare la metà del tempo. Quindi il tempo perso con gli altri esami l'ho recuperato con questi esami qua. Ma non perché il professore o la professoressa spiegasse delle cose che poi erano le uniche che chiedeva, no, perché No. spiegavano le cose come Cristo comanda e quindi tu a casa avevi solamente bisogno di ripetere. Stop, perché l'argomento lo avevi già memorizzato in aula, già all'università. E questo, soprattutto per gli esami che prevedono una buona dose di ragionamento e quindi non imparare le classiche cose a memoria, è metà del lavoro, che tu arrivi a Sì, casa, sì. hai già le informazioni consolidate in testa e quindi devi solamente fortificare quei concetti che però già possiedi. E quindi dipende molto. Io a volte dico studiatevi per il primo periodo il professore, studiatevi la lezione che tiene il professore, cercate di capire se veramente ne vale la pena oppure effettivamente state perdendo tempo, però questa secondo me forse è una cosa che al primo anno è difficile ancora capire perché le dinamiche sono ancora tutte nuove, insomma, ci sono un po' di cose da capire, quindi datevi tempo, date tempo al Nel tempo e capirete frattempo, lì ci tutto. facciamo giusto un off topic veloce. Mi fanno Vai. notare dalla regia che si vede la mia maglietta natalizia di Super Mario. Cioè, vedi, se metti di natalizia di Super Mario, con scritto Merry Christmas. Ma è fighissima, Questa è scusami. fighissima, questa cosa. Cioè, vedi, Allora Super io. Mario sono Allora, io ve l'avevo anticipato che si trattava di comunque una chiacchierata tra nerd, tiro fuori una chicca direttamente dagli anni 90. Che Oh mio Dio! purtroppo non è il Game Boy Color, però è la primissima versione del Game Boy Pocket direttamente da UK. E ovviamente all'interno, perché certe cose vanno conservate, Signori, Super questo ci hanno messo Mario. per questi, penso che la generazione Z non sa neanche cos'è. Ma Allora, torna, di che cosa vai, vogliamo di parlare? cosa dobbiamo parlare? Vai, torniamo Allora, invece all'anno della, all'anno della morte nera. mitico anno, al mitico anno. Innanzitutto potete Vai. vedere come la quantità di crediti per quanto riguarda appunto gli esami di chimica diventano molto alti. Cominciare a vedere che ci sono diverse tipologie di esame e diversi settori, per esempio Chimi 06 che è il settore della chimica organica. C'è chimica organica 1, fisica generale 2, quindi c'è ancora una parte generale. E poi c'è chimica fisica. Allora, chimica organica solitamente alle scuole superiori non viene affrontata in generale, attenzione, perché poi c'è chi riesce a farla e c'è per esempio sicuramente se frequentate l'istituto tecnico industriale in ramo chimico, sicuramente ci sono gli esami e avrete esami, secondo me, in materia di indirizzo che sono esattamente strutturate così. La chimica organica è la chimica del carbonio, di come esso reagisce, di come esso interagisce essenzialmente. È uno di quegli esami tosti in cui uno pensa deve imparare a memoria 250 meccanismi di reazione. No, alla fine basta ricordarsi che è ricordarsi l'occhio della mente di cui sopra e poi cominciare a capire naturalmente che si tratta tutto di movimento di elettroni e tutto parte anche in questo caso dall'acidità e la basicità o elettrofilicità e nucleofilicità. Ok? Quindi questi sono commenti che farete. Quindi qua, per esempio, noterete che in alcuni esami ci sono cose che vengono riprese. L'acidità e la basicità o gli equilibri acido-base, voi li farete sia in chimica generale, li farete sia in chimica analitica e la parte iniziale della chimica organica li riprende un attimo. Ok? Come anche la struttura, l'ibridazione, come ibrida del carbonio. Va bene, quindi tutti questi concetti vengono ripresi. Fisica generale 2 e laboratorio. Qui facciamo giusto una parte di statistica, che è quella che penso che avrei fatto anche tu, Luigi Pio, con deviazione standard e cosa, ma Sì, nulla a che esatto. vedere con la statistica che si fa a biologia, eh? Fisica generale 2 invece è molto più legata all'elettromagnetismo, mentre fisica 1 era molto la meccanica classica, qui già ci spostiamo verso l'elettromagnetismo. Chimica fisica.
chimica fisica è l'anello di congiunzione tra la chimica e la fisica, appunto. Quindi il primo anno si fa chimica fisica 1, si fa essenzialmente termodinamica, le soluzioni in maniera molto, ma la fisica delle soluzioni, ok? Quindi che cosa succede? I gas, la chimica dei gas, quindi le teorie dei gas e tutto. Chimica generale inorganica 2, direte voi, ma perché non ne bastava una? Gli elementi non si fanno una volta. Il 2 solitamente vi indica un maggior grado di approfondimento. In questo caso si va anche verso quella che è la chimica dei composti di coordinazione, in cui i cationi metallici non formano unicamente sali, ma possono interagire con altri legandi, così vengono chiamati, e come questi sono importanti. Sembrano de delle cose scontate, non lo sono, anzi è molto molto importante. Perché rappresenta molto quello che è la chimica anche dei coloranti, per esempio, la chimica del come possiamo dire, per essere più semplice possibile. È una chimica molto importante, la chimica vi dà l'introduzione anche a quella che è un po' la chimica delle plastiche, per esempio, ma molto molto leggermente, ok? Perché poi lo approfondirete in realtà al terzo anno con chimica macromolecolare. C'è chimica organica 2, uguale, una non bastava, no, perché la chimica organica 2 è quella che vi dà informazioni, ci spostiamo un po' più verso il bio, ok? Quindi cominciamo a parlare di la chimica degli acidi, per esempio gli acidi organici che poi sono la base per gli acidi grassi, ammidi che poi sono la base per esempio per gli amminoacidi, e poi si parla anche un po' di zuccheri, di macromolecole biologiche che poi vengono approfondite invece il terzo anno. E alla fine chimica fisica 2, il male assoluto, il male di vivere, non è vero, c'è chi piace, in cui ci sono essenzialmente, è la chimica quantomeccanica. Vabbè, Ok? saranno figli del demonio. Esattamente, quindi la chimica quantomeccanica che dà informazioni essenzialmente poi anche un po' di chimica teorica, cioè tutto quello che viene fatto per determinare la struttura quantomeccanica degli atomi. E così finisce il semestre. Questo è l'esame veramente abbastanza tosto, se non il più tosto che ci sia, anche perché poi dà elementi di simmetria molecolare. Quindi è duro, raga. Cioè, È una bella è una bella botta. gatta da pelare. Sì, decisamente. Allora, a questo punto invece io direi di passare all'altro piano, e cioè a quello di biologia, di scienze Certo, vai. biologiche, che per certi versi, non vi nego, è forse per molti anche l'anno più duro, anche per noi. Adesso vi spiego il perché. Allora, al secondo anno ci spostiamo dagli esami più generalisti, chiamiamoli così, quindi esami come per esempio matematica, fisica, chimica generale inorganica, chimica organica, ci spostiamo un pochettino di più nell'ambito settoriale, quindi sono un pochettino più specifici questi esami. Perché vi dico questo? Allora, innanzitutto, il primo esame che ritroviamo qua, peccato che non siano organizzati a semestri, però in linea generale vi dico che zoologia è un esame che noi, almeno io, ho fatto al primo semestre. In realtà la dicitura ufficiale è zoologia, però quella ufficiosa è zoologia degli invertebrati, cioè tutte le forme di vita invertebrate, voi le andate a studiare nell'esame di zoologia. E studiate di tutto e di più, cioè vi faccio un esempio, mi ricordo per esempio i nematodi, oppure per esempio gli insetti, quali erano tutte le caratteristiche, come funzionavano, per esempio ricordo questa cosa dei polmoni a libro di alcuni insetti, oppure c'erano degli approfondimenti su particolari tipi di categorie specifiche, insomma, tutta una serie di cose che hanno a che fare in questo caso col mondo animale, tra virgolette, mettiamolo in questo modo. Il secondo esame, che pure si trovava al primo semestre, è un esame bellissimo perché a me è piaciuto, però è veramente un esame duro, ma veramente duro, 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 che è l'esame di biochimica. Biochimica è facile da interpretare perché piglia due parole e le mette insieme, biologia e chimica, e quindi si studiano tutti i processi chimici alla base dei processi biologici. Per esempio, la respirazione cellulare, per
per esempio il ciclo di Krebs, per esempio il ciclo dell'urea, per esempio la respirazione, per esempio le proteine, le vitamine, insomma, tutto quello che c'è di chimica nella biologia lo fate nell'esame di biochimica. E difatti, biochimica forse è veramente il primo grande scoglio del secondo anno. Fatto biochimica, vi siete tolti un bel po' di rogne davanti. Poi c'è l'esame di genetica, sempre al secondo anno, che si faceva al primo semestre, quando io stavo all'università, e che è fondamentalmente l'esame sulla trasmissione del materiale genetico. Quindi DNA, RNA, tutti i tipi di RNA, le regole per la trasmissione dei caratteri, quindi gli alleli, Mendel, insomma, tutte queste cose, gli esperimenti di Griffith. Si passa dagli argomenti proprio basilari, quindi da che cos'è un gene, che cos'è il DNA, gli acidi nucleici, eccetera, eccetera, fino alle cose un pochettino più complesse, per esempio come l'ereditarietà dei caratteri oppure per esempio l'ereditarietà di alcune malattie. Per esempio, non lo so, mi viene in mente l'emofilia, che è quello che si fa proprio classico all'esame di genetica. Sempre nel secondo anno, però, al secondo semestre, c'era l'esame di microbiologia generale, cosa che effettivamente esiste ancora. Questo, proprio nel momento storico che noi stiamo vivendo, forse è probabilmente uno degli esami più importanti, perché studiate tutto il micromondo, cioè virus, batteri, tutte le strutture particolari di virus e batteri, tutto, di tutto e di più, tutti i tipi di batteri, molti tipi di virus, eccetera, eccetera. Quindi, senza dilungarci oltre, è una prima panoramica generale sul micromondo, però in questo caso della microbiologia, quindi di tutti, Bellissimo. virus e batteri. Scendendo un pochettino sotto, sempre al secondo anno, troviamo il primo esame, troviamo il primo esame qua nella tabella che è biologia molecolare, un esame che si fa al secondo semestre. Biologia molecolare è un esame collegato tantissimo a genetica, ma per certi versi è un approfondimento di genetica. Perché? Se con genetica noi abbiamo studiato sì il DNA, l'RNA, acidi nucleici, eccetera, eccetera, e poi abbiamo studiato la trasmissione dei caratteri, con biologia molecolare, fondamentalmente quello che si va a approfondire è tutti gli acidi nucleici, quindi DNA, RNA, tutti i tipi di RNA, tutti i tipi di DNA. Poi si vanno a studiare i grandi processi che riguardano gli acidi nucleici, quindi trascrizione, replicazione, traduzione, splicing. Cosa sono gli esoni, cosa sono gli introni, quindi tutte le varie sequenze che si trovano nel DNA, quali sono le differenze con il DNA, per esempio il DNA batterico, oppure per esempio gli RNA virali, termini che sentiamo spesso, ricorrono spesso negli ultimi tempi. E biologia molecolare è un altro grande esame, bello tosto perché ci sono un miliardo di cose da ricordare, ma soprattutto, cosa più importante, Assolutamente. un miliardo di meccanismi da capire, perché anche in quel caso tantissime reazioni che si studiano, tantissimi processi hanno una loro logica. Quindi pretendere di imparare tutto a memoria, no, come al solito non funziona. Assolutamente no. Concordo Cosa grandissimo. diversa è l'esame di fisiologia generale. Fisiologia generale, almeno per me, è stato il mio esame preferito di tutto il corso di laurea. Perché almeno io ho approfondito, diciamo, in linea generale, due o tre grandi macro argomenti, tra cui per esempio il cuore e il sistema nervoso, i neuroni, e si vanno a studiare tutti i processi chimico-fisici che sono alla base dei processi biologici. Per esempio, come funziona il neurone? Ok, sappiamo benissimo che il neurone funziona attraverso la trasmissione dell'impulso elettrico e che comunica con altri neuroni attraverso le sinapsi. Ma a livello chimico e a livello fisico, che succede? I neurotrasmettitori, che sono? La trasmissione dell'impulso, il potenziale d'azione? Che cosa sono questi termini, queste parolacce? Tutto all'interno di fisiologia generale. E la cosa bella dell'esame di fisiologia generale, ecco perché mi era piaciuto, è che l'esame di fisiologia generale riesce a teorizzare quello che nella pratica riesci a capire subito. Cioè tu riesci a capire come avviene la comunicazione dei neuroni, ma graficamente, a livello di misurazioni fisiche, che cosa vai a vedere, che cosa vai a osservare? Tutte le risposte nell'esame di fisiologia generale.
sia per quanto riguardava, nel mio caso, il sistema nervoso, sia per quanto riguarda, per esempio, il cuore, quindi tutta la trasmissione elettrica, eccetera, eccetera, tutto all'interno dell'esame di fisiologia generale. L'ultimo grande esamone del secondo anno, a quanto pare, sì, è questo qua, è anatomia umana, Mamma mia. che io dico sempre, come al solito, anatomia umana, non c'è trucco, non c'è inganno, noi biologi non siamo medici, ma anatomia umana rimane anatomia umana. Stop, è fuori No, è discussione. Cioè, fondamentale, a assolutamente. parte questo, ma poi l'anatomia umana, quella è, punto. Ora, noi, per esempio, in questo caso, anatomia umana, dedichiamo solo 6 crediti, cosa che a medicina è assolutamente impensabile, una cosa del genere. Però io vi dico che in quei 6 crediti c'è il male, anche in questo c'è il male, perché purtroppo, almeno come viene fatta anatomia in alcune facoltà, come è stato per esempio nel mio caso, viene fatta malino e tu sei costretto a imparare solo ed esclusivamente cose a A memoria. Alcune memoria. cose ti restano. Te le ricordi, tipo le ossa del cranio, te le ricordi perché sono i primi argomenti, quelli più belli, quelli più interessanti, eccetera, eccetera. Però molte altre cose, inevitabilmente, col tempo te le scordi, ma che comunque ti servono per capire e quindi per incastrare quegli argomenti con altre cose che fai in altri esami. Cioè, fisiologia generale, il sistema nervoso, se non lo fai bene ad anatomia, in fisiologia generale ti mancano dei tasselli perché puoi sopravvivere. Questo è fuori discussione, puoi sopravvivere. Il problema è che ti mancano quei passaggi che ti permettono di avere poi una conoscenza sicuramente più approfondita di tutto, che poi in realtà è quello che ci serve capire dell'università. Come secondo anno, io Pierro ho finito. Ah, anatomia umana si trova al primo semestre, almeno si trovava così al primo semestre, e no, non c'è nient'altro. Quindi possiamo tranquillamente Sì, passare tanto il terzo al. anno di chimica è veloce, cioè nel senso è... Ok. Anche Allora, dammi un attimo di perché buona tempo. parte dei crediti se li prende praticamente la parte di tesi. Ok, allora, terzo anno. Terzo anno appunto noi abbiamo, come potete vedere, chimica analitica 2, quindi primo semestre ci sono comunque dei classici tre esami. Chimica analitica 2, anche in questo caso perché una non bastava, no. No. Perché mentre lì il primo anno c'è molto, per esempio, della chimica degli equilibri, oppure c'è anche molto della... Allora, devo essere onesto, onestà al 100%. Il primo anno, chimica analitica 1, se io potessi, se mi fanno imperatore della chimica mondiale, io lo a Napoli, io lo cambierei. Anche perché fare 14 esperienze di laboratorio basate su tecniche di chimica analitica che hanno sicuramente una valenza storica, ma che nei comuni laboratori non si fanno più, ma non si fanno più, cioè, non si fanno più, perché oggi è Sì. tutto strumentale. Io posso capire che ne vuoi fare una, due, ma dopodiché modifichiamo un attimino l'approccio alla chimica. Almeno la chimica analitica, che è quella che è stata comunque modificata tantissimo negli ultimi anni, specialmente per le tecniche e che ci permettono di poter determinare anche quantità molto basse di determinati composti. Cosa che invece... Ti interrompo per Sì. aggiungere questo particolare, perché questa è una cosa che non succede solo alle triennali, ma pure alle magistrali. Nella mia magistrale, nonostante fosse una magistrale in biotecnologie mediche, io ho fatto diversi esami di chimica, pure abbastanza approfonditi, e quello che stai raccontando tu mi è capitato con il modulo di analisi strutturale di biomolecole, perché io ho fatto l'analisi, l'esame era diviso in due parti, cristallografia ed NMR, e indovinate un po', molte delle cose che ho fatto a cristallografia non si fanno più. Anch'io, ma Cioè, sì, certo che perché si no. utilizza direttamente l'NMR. Ora, il professore si giustificava dicendo: no, no, questo non lo dite al professore di NMR perché alcune cose vanno sempre verificate con la cristallografia. Sì, ok, però non si usano Esatto. più. Non si usano più in No, non si usano laboratorio. più, c'è ancora chi lo fa, ma oggi l'NMR è diventata una tecnica preponderante, quindi anche Esatto. questo è importante. Chimica biologica, quindi vabbè, chimica analitica 2 si fa tutta la parte strumentale. Okay, quindi tutti gli strumenti che vengono utilizzati da un punto, quindi che cos'è uno spettrofotometro UV, come si utilizza, sia per l'analisi qualitativa sia per l'analisi quantitativa, perché la chimica analitica più o meno serve a capire uno chi è, che cos'è e poi quanto ce n'è. Queste sono le due principali domande appunto a cui bisogna rispondere nella chimica analitica.
Chimica analitica 2 parlerete tantissimo degli strumenti, cioè spettrofotometri, spettrometri, gas spettrometri, LCMS, eccetera, eccetera. Anche se in quest'ambito qua molto molto basso, almeno la spettrometria di massa un po' più in maniera leggera, perché poi verrà approfondita, specialmente anche la gas cromatografia, alla magistrale. Alla magistrale. Dopodiché, e questo secondo me tra l'altro è un'altra cosa abbastanza errata, perché in realtà molto del lavoro che c'è da un punto di vista analitico oggigiorno, cosa molto importante. Se il vostro interesse è quello di lavorare come chimici, sappiate che attualmente in Italia il lavoro che c'è, principalmente come chimica, è nelle aziende, ovviamente, al di là della ricerca e tutto, è controllo qualità, ok? È proprio appunto tecnico di laboratorio, quindi con la magistrale, oppure dirigente di laboratorio in cui si fanno le analisi, a parte l'ambito farmaceutico, in cui anche là si parla di naturalmente controllo qualità, di cleaning, di controlli naturalmente appunto di analisi vere e proprie. Questo qua è il lavoro preponderante che c'è dal punto di vista in Italia, fuori naturalmente dall'ambito accademico. Tornando al Ok. piano di studi, così Vai. determiniamo, notate che c'è chimica biologica, ok. Sì, scusa, esattamente. Cioè, trovate chimica biologica è essenzialmente biochimica, quindi tutto quello che Luigi vi aveva detto sulla biochimica, noi ne facciamo 8 crediti, e quindi vi parla dei vari cicli, vi parla delle macromolecole, quindi proteine, glicosidi e acidi nucleici, e poi trovate laboratorio di calcolo per chimica. Anche in questo caso, laboratorio di calcolo per chimica in realtà potrebbe essere fatto in una maniera, qui si usa MATLAB, per esempio. Però Ok. anche qui potrebbe essere fatto in maniera molto diversa, ma non viene fatto sfortunatamente. Quindi farete come sviluppare un script di MATLAB per fare i bilanciamenti delle reazioni, ad esempio. Però almeno vi dà quelli che sono gli elementi basilari di MATLAB, che non è male, perché poi basta applicarli anche nelle varie cose che poi troverete in futuro. Trovate poi un esame obbligatorio del secondo semestre, che è chimica macromolecolare. Chimica macromolecolare è un esame molto importante. Una volta poteva essere, in realtà potevi scegliere se fare chimica macromolecolare o chimica industriale. Ok. Poi venne scelto, è stato eliminato e messo a scelta chimica industriale a favore di chimica macromolecolare. Perché, e questa secondo me è stata una scelta molto giusta, perché? Perché chimica macromolecolare ti dà tutte quante le informazioni su come funzionano i polimeri, cioè la chimica dei polimeri, che oggigiorno Ok. immaginate è fondamentale anche per capire i polimeri plastici, i loro problemi e tutto, oppure quali sono i possibili miglioramenti di queste fibre, perché tutto ciò che è intorno a noi e parla di fibre è naturalmente una chimica dovuta a dei polimeri, e questa è la chimica dei polimeri. Poi notate altre attività di orientamento, abilità informatiche e telematiche per la prova finale e attività relative alla prova finale. Tirocini e altre attività di orientamento. È un esame a scelta, ok? Ok. Ok, quindi questa qua è una cosa. E anche qui attività a scelta autonoma. Tirocini e altre Ok. attività di orientamento può essere per esempio, vai in un laboratorio e impari una tecnica che è diversa rispetto a quello che stai utilizzando in tesi. Le Ok. attività invece a scelta sono 12, sono 12 crediti, sono due esami a scelta. Teoricamente uno sceglie un corso in base a quello che gli è piaciuto di più. Se ti piacciono i corsi se ti senti più un chimico organico, sceglierai un corso relativo alla chimica organica. Se ti senti più un chimico analitico, sceglierai un esame più vicino alla chimica analitica. Per E esempio, se per mi se dici diciamola questa cosa, che spesso gli esami a scelta possono variare. Per esempio, questi che sì. stanno qua nella guida dello studente sono quelli attivi per Esatto, quest'anno, ma non è detto esattamente. che l'anno prossimo restino No. gli stessi. No, anche perché Quindi... poi i docenti possono andare in pensione, oppure c'è un docente che quell'anno non fa quel corso, ma fa un corso alla magistrale, eccetera, eccetera. Poi c'è anche un'altra questione. Determinati corsi, se scendi giù un attimo, lui dovrebbe Sì, un attimo solo. esserci una nota in cui Eccolo che dice un'altra cosa. Eccolo qua. Quindi qui possono essere sostenuti come esami a scelta libera tutti gli insegnamenti presenti negli altri dei corsi di laurea in chimica e chimica industriale, dei corsi di laurea in chimica magistrale in scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale. Ok? Questa qua non è, quindi si possono sostenere anche questi altri esami. Ok, Va perfetto, bene? perfetto. Anche Ok. perché ricordiamola questa cosa, che per fare gli esami a scelta,
bisogna poi, vabbè, questo ci arriverete al terzo anno, Sì. però bisogna comunque inoltrare la documentazione necessaria dove voi dichiarate di voler Sì. sostenere quegli esami, perché poi quegli esami devono essere inseriti nel vostro libretto universitario e quindi poi quando li andate a convalidare automaticamente il sistema ve li riconosce. Dopodiché, posso dire una cosa, in realtà non ricordo bene, questa è una cosa naturalmente che può darsi che sia cambiata, c'era la possibilità anche di fare esami a scelta, anche di altri corsi di laurea. Ok, Sì, è valida ancora questa cosa, è valida, però quindi se lì. c'è Sì, qualcosa che vai, vai. vi interessa, naturalmente potete, però là va fatta una richiesta a parte, se non Sì, sbaglio. la devi passare attraverso la segreteria. Lo ha fatto Sì. mi pare, una mia collega della triennale, che aveva scelto di fare un esame che non figurava tra i nostri esami a scelta del terzo anno, perché noi ne avevamo, mi pare, o 4 o 5, insomma, da cui poter attingere. E lei invece decise di fare proprio un altro esame, proprio addirittura in un'altra università. Insomma, lì inoltrò tutta una serie di pratiche, eccetera, eccetera, però è riuscita a farlo senza E poi problemi. la cosa essenziale anche lì che vi consiglio al terzo anno è di se avete, naturalmente vi sono rimasti unicamente pochi esami, di cominciare a chiedere la tesi La subito. tesi, A sì. chimica praticamente la tesi, guardate, io non conosco nessuno che abbia fatto tesi compilative, cioè non esistono. Cioè è Tutte una tesi sperimentali. sperimentale, tutte, quindi è proprio necessario trovarsi un laboratorio, che poi dipende dal laboratorio la durata, ok? Ok. Dei mesi, ma almeno 2 o 3 mesi, quattro Sì, mesi di tesi sì, sono sì, sì. necessari. Noi Ovviamente avevamo il limite minimo di 6 mesi, cioè di tu per sei 6 mesi, mesi. ed era bibliografica la tesi, era compilativa, quindi tu Wow. minimo per 6 mesi dovevi stare in tesi, Ok. necessariamente, e quindi a maggior ragione se poi la tesi è sperimentale. Per esempio a me la magistrale era sperimentale, ho dovuto fare dai 9 ai 12 mesi di tirocinio, E quindi... quindi fate una richiesta, diciamo così, abbastanza, anche perché poi i laboratori rischiano di essere pieni, cioè questa è una cosa Esatto. importante, e se i laboratori sono pieni rischiate poi di slittare, allora scegliete Esatto. bene, insomma, informatevi bene su tutti Allora, altra cosa, è importante che la vostra tesi facciate qualcosa che vi piace, non è detto che tra i docenti dovete scegliere per forza il laboratorio di un docente che c'è nel vostro piano di studi, può darsi che ci sia un docente che non è stato, che non faccia corsi alla triennale, ma di cui vi interessa la sua attività, perché l'avete letta sul sito, quindi informatevi bene, perché ci sono tanti gruppi di ricerca con tanti docenti che in realtà non compaiono al terzo anno. E Sì. però possono essere naturalmente utili, perché si dice, oh, mi voglio specializzare in questo, voglio fare questo. Ok, casomai sono anche quelli meno richiesti, perché molte persone non si informano e vanno direttamente per i docenti principali, e poi invece avete la possibilità di fare una tesi anche particolare, ma casomai maggiormente seguiti, e in un ambito che vi piace di più. E questo per quanto riguarda almeno la triennale di chimica. La triennale di chimica. Invece adesso vi faccio vedere il mio terzo anno. Il mio terzo anno a scienze biologiche. Quindi condividiamo lo schermo e vi condivido scienze biologiche, quello che si fa da un paio di anni all'Unisannio a Benevento. Allora, primo esame del terzo anno che vediamo qui, eccolo qua, l'esame di ecologia. Allora, l'esame di ecologia, io ho un esame che ho fatto al primo semestre ed era un esame tutto incentrato sugli ecosistemi, sull'ambiente, sulle relazioni che esistono tra gli organismi e l'ambiente. Quindi è un esame, boh, forse nella mia testa era un esame molto generale che dava un'infarinatura di tutto. Poi, ovviamente, ogni singolo docente può scegliere di approfondire determinati tipi di argomenti. Per esempio, io ho seguito una serie di seminari sul fuoco, sull'importanza che il fuoco ha all'interno degli ecosistemi, perché noi spesso quando vediamo gli incendi oppure associamo negatività al fuoco. In realtà così non è, perché molto spesso il fuoco viene utilizzato anche come un elemento che induce rigenerazione dei terreni, quindi
ridà al terreno determinati tipi di proprietà, di caratteristiche che servono poi, per esempio, sono utili, per esempio, poi in un secondo momento per le coltivazioni. Ho studiato, per esempio, i famosi cicli, il ciclo del carbonio, il ciclo dell'ossigeno, il ciclo dell'acqua, insomma, come si comportano determinati tipi di elementi chimici, per esempio il carbonio, oppure il ciclo dell'azoto, come si comporta l'azoto in natura, in quali forme lo possiamo trovare, in aria, in atmosfera lo ritroviamo in un certo modo, nel sottosuolo lo ritroviamo in un certo modo, e questo da un punto di vista biologico, che significa, che rappresenta. Oppure, per esempio, il ciclo non lo so, il ciclo dello zolfo, per esempio, i solfiti, dove vengono sfruttati, in quali terreni, a livello di agricoltura, come si sfruttano queste caratteristiche dei terreni, insomma, quindi un esame sicuramente molto interessante. Non tra i miei preferiti, però sicuramente molto interessante. La mazzata forte arriva invece con l'esame di fisiologia vegetale. Perché questo? Un esame da 9 crediti. Sempre del primo semestre, perché vi dico che arriva una mazzata speciale, una mazzata bella tosta, perché se fisiologia generale era bellissimo, riguardava il corpo umano, ma era un esame complicato, lo stesso vale per fisiologia vegetale. Per fisiologia vegetale, almeno per me è stato così, l'esame era tostissimo, anche perché la mia docente all'esame richiedeva formule, reazioni, quindi oltre ad una buona dose di ragionamento e di cose da capire, c'era una buona dose di memoria. A ciò aggiungi che c'era tutta la parte di fisiopatologia, quindi di tutte le malattie che possono colpire le piante, malattie che possono essere intrinseche alle piante stesse, che quindi possono essere dovute a dei processi chimico-fisici, biologici delle piante stesse, tipo alterazione del DNA, tanto per fare un esempio, oppure per esempio malattie associate a microrganismi patogeni, e quindi insomma lì era tutto un macro mondo, eppure lì un mare di cose da fare. Almeno per me, a Benevento, all'Unisanio, fatta fisiologia vegetale al terzo anno, ti è ritolto un bello Come scoglio peso. davanti, pure in quel caso. Poi c'è l'esame di farmacologia. Farmacologia, è un esame bello perché, come ci dice la parola, si studiano praticamente i farmaci, ma non solo i farmaci, perché si studia tutto ciò che ha a che fare con il mondo dei farmaci, sia a livello di produzione, quindi come si producono i farmaci, sia a livello di azione che i farmaci hanno nel nostro corpo. Per esempio, quali sono tutte le vie di somministrazione dei farmaci, come possono essere somministrate, quali sono le reazioni avverse tra i farmaci, i farmaci si comportano tutti allo stesso modo oppure hanno meccanismi di azione differenti. E anche all'interno della stessa classe, i farmaci sono diversi, agiscono tutti nello stesso modo o hanno delle vie, delle corsie preferenziali? Che succede se la tachipirina, invece di pigliarla a bustine, viene somministrata in un altro modo? Perché si fanno le iniezioni intramuscolari e quelle sottocutanee? Insomma, quindi tutta una parte molto, molto, molto medica. Di fatto, l'esame di farmacologia fa parte dell'ambito bio perché ci si concentra tantissimo sulla produzione dei farmaci, ma ciò non toglie che ci sia una buona dose di ambito medico alle spalle. Ambito medico che però, tra l'altro, fa parte dell'esame poi di patologia generale, perché patologia generale, ambito Med 04, esame sempre del primo anno, del primo semestre del terzo anno, è molto collegato all'esame di farmacologia, anche se in questo caso patologia si vanno a studiare le malattie, cioè sindrome di Down, Alzheimer, Parkinson, malattie neurodegenerative in generale, tutta la biologia dei tumori. Insomma, è un esame sicuramente interessante, bello da un punto di vista medico, però mi rendo conto che effettivamente per chi non fa medicina, perché può essere un pochettino suscettibile a certi argomenti, con patologia inevitabilmente vi troverete ad affrontarli senza se e senza ma, cioè purtroppo dall'esame di patologia non si scappa, però è un esame bello, bello, veramente bello. Poi da quest'anno a Benevento hanno messo l'esame di morfofisiologia e benessere degli animali domestici. Wow. Non so di che cosa si tratti, però Scusa. Secondo me, perché il professore che faceva l'esame, io l'ho conosciuto, con animali domestici, non lo so se si intenda
non gli animali, i pet in inglese, ma quanto proprio gli animali che è possibile addomesticare, che possono essere utilizzati, per esempio, pure negli allevamenti, tipo, non lo so, mucche, pecore, eccetera, eccetera. Però è un esame che io non ho fatto e quindi sinceramente non mi pronuncio. Poi ci sono attività a scelta dello studente, anche in questo caso ci sono 12 CFU, vediamo un attimino se ci stanno. No, non ci stanno, però in questo caso, anche come valida per chimica, si possono scegliere diversi esami. Io, per esempio, ricordo di aver fatto un esame sulla valutazione di impatto ambientale. Quindi su tutte le tecniche di valutazione di impatto ambientale, di controllo qualità degli ambienti, delle acque, eccetera, eccetera. E come secondo esame a scelta ho fatto biochimica della nutrizione, con lo stesso professore di biochimica che però aveva a che fare in tutto e per tutto con la nutrizione. Quindi tutto ciò che fanno poi, approfondiscono poi in un secondo momento i nutrizionisti o che fanno dal primo anno i dietisti. Che è una facoltà a parte. Poi, anche in questo caso, attività integrativa, questo è il tirocinio. Bisognava fare un tirocinio in un laboratorio. Anche in questo caso, tirocinio minimo di 6 mesi, o meglio, si dovevano accumulare un minimo di 250 ore di laboratorio, mi pare, che poi spalmate lungo il tempo erano almeno 6 mesi. Quindi, anche in questo caso, dovevi preoccuparti prima di arrivare alla fine per fare il tirocinio, perché poi altrimenti, se il laboratorio era occupato, ti poteva slittare tutto. Ecco perché, insomma, a certe cose bisogna avere un master plan, ben organizzato già all'inizio. Poi, alla fine, pure io avevo, insomma, attività di tesi, eccola qua. Dove sta? Tirocinio, eccolo qua, tirocinio formativo e orientamento. E poi vabbè, come cosa finale c'è la tesi. E la tesi in questo caso, ovviamente, può essere fatta in diversi modi perché alcune facoltà prevedono una tesi sperimentale già alla triennale. Nel mio caso era solamente tesi bibliografica, quindi hai un parterre di esperimenti, di articoli scientifici e devi fare una summa, un riassunto di queste cose. In linea generale, le grosse differenze fra i primi anni, il primo anno di biologia e il primo anno di chimica, tutto sommato, queste Sì. sono. Io credo che a livello di sbocchi professionali, almeno in questo momento, sia un pochettino prematuro parlarne, anche perché non lo so Ok, per sì. chimica, non lo so per chimica, ma anche per scienze biologiche, con la sola triennale non è che tu possa fare chissà che. Ma penso sia una questione molto diffusa in tutte quante le... Cioè, anche perché è una questione più normativa, cioè non è chiara la figura lavorativa del, per esempio, del chimico junior come dello, del biologo junior, cioè alla fine che cosa possiamo fare o quali sono le grandi differenze con chi ha con un perito, con chi ha un diploma o con chi ha un super diploma, per esempio, non è assolutamente chiaro E a questo livello che proprio normativo italiano, Esatto, quindi è questa. tu me lo insegni che hai il dottorato, a volte a un'azienda conviene assumere un perito appena uscito dalla scuola superiore anziché un dottorato. Guarda, Un dottorato. ti racconto questa storia. Eravamo ai seminari, incontro, perché certe volte l'università lo fanno, incontro, ciclo di seminari, le università incontro nel mondo del lavoro. Era la Peroni, tranquillamente, si può dire, facciamo pubblicità, anche se... anzi no, 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 la Peroni no, non è vero. Era un'azienda farmaceutica, era forse a Novartis, così insomma. Quindi perdono, chiedo scusa alla Peroni, viva la 1846, sempre e comunque, viva Giovanni. Era Novartis, esatto, Fasa Novartis era, sì, un'azienda farmaceutica comunque. Un dottorando chiese, allora voi come inquadrate i dottorandi? Questo insomma gira e rigira la frittata, gli dice praticamente che per lui è complicato gestire un dottorando. Perché è una persona ultra formata, ultra specializzata e che quindi poi in realtà è meno malleabile o flessibile rispetto a un magistrale. Anche perché poi c'è l'azienda che ti forma. Quindi io per me, se tu sei un costo, ok, mi confermano dalla regia che era la Novartis, appunto. Chi ci segue conferma. Nel frattempo, Che era vai, una vai. cosa orribile da dire, naturalmente, ed è una cosa errata, completamente errata, che succede sfortunatamente
posso dirlo. Mi Vai, spostassi vai, che leggermente. adesso Sì, e quindi continua. è una cosa proprio brutta perché tu in realtà come dottorando tu hai gestito, già hai innanzitutto che cosa vuol dire il teamwork, tu hai gestito delle persone, tu hai gestito, hai presentato del lavoro in una lingua straniera, hai presentato a congressi, cioè, capito? Hai gestito progetti di ricerca. Come Sì. fai? Il problema è il costo, perché ti è una persona che ti costa, una persona che dovresti pagarla molto di più. Ma il problema è che chi Esatto. ragiona così poi è alla base del dramma dei circa 30.000, intorno ai 30.000 laureati che ogni anno lasciano questo paese. Cioè, questo è il dramma reale. Allora, Adesso verrò astronaut. denunciato dalla Novartis. Astronaut che saluto. La mia ragazza, laureata con lode 10 anni fa, magistrale, ha deciso per motivi personali di non spostarsi per lavoro e rimanere in provincia. Per un periodo è stata informatrice farmaceutica, ma, continuiamo, per motivi morali, adesso fa dopo scuola i bimbi. Mi sembra uno spreco. Cosa potrei consigliarle? Laureata in biologia. Allora, io non entrerei nello specifico perché non mi sento in grado di dare una risposta di questo tipo. In realtà forse è un po' banalotta come cosa, forse è un po', non lo so, generalista, ma ognuno deve fare quello che sente di fare. Cioè, se una persona non si sente portata per la strada del mondo dell'informazione farmaceutica o della strada del laboratorio, ci sono tante altre strade che si possono seguire. Il Concordo. problema è calare queste scelte nella praticità, nella quotidianità, cioè quanto è fattibile una cosa del genere, allora vuol dire che ho buttato del tempo? Boh, non lo so, le vite sono troppo diverse le une dalle altre per Sì, generalizzare. forse il consiglio che uno può dare è innanzitutto appunto la laurea magistrale in biologia, cioè quali potevano essere le sue passioni, cioè il tipo quali sono stati, per cosa si sentiva portata? Per la nutrizione? Ok, allora Esatto. là cioè, si apre un mondo che potrebbe essere o diventare appunto nutrizionista naturalmente, oppure andare, o anche si sentiva portata per il laboratorio, anche per esempio ci sono tanti concorsi di specializzazione come specializzazione non medica, ad Esatto. esempio come di dirigente di laboratorio. Ci sono tanti laboratori che hanno bisogno naturalmente della figura del biologo e sono figure, secondo me, che in questo momento storico in cui laboratorio di analisi, tracciamento, PCR, oppure ecco, se era una biologa molecolare, oggigiorno ci può essere richiesta anche di apertura di laboratori di analisi. Qui dipende, come ha detto pure Luigi, giustamente, per uno per cosa si sente portato. Per quello, la cosa per la quale ti senti portato, cioè molti banalmente decidono di voler fare il dottorato perché la carriera universitaria gli piace stare, eccetera, eccetera, poi si ritrovano, si scontrano con la realtà del laboratorio, che è una realtà che non ha orari, non ha giorni di festa, è una realtà difficile, dura da portare avanti e non tutti se la sentono poi di continuare con quella strada. Molti, per esempio, iniziano il dottorato e si fermano, altri invece continuano, pigliano il dottorato e si buttano poi sulla strada dell'insegnamento o si buttano nella strada della comunicazione, anche Sì, perché assolutamente. tutto questo va calato nelle singole realtà. Probabilmente fare ricerca, essere informatore farmaceutico o qualsiasi altra professione in un'altra nazione funziona, è completamente diverso dal farlo in Italia. Quindi, Sì, ci stanno. altro consiglio, per esempio, se sta facendo dopo scuola ai bambini e le piace. E per esempio Probabilmente. non hai CFU per diventare per esempio professore alle scuole superiori o Esatto. cioè, cominciare a dedicarsi alla carriera verso l'insegnamento. C'è tanto Esatto. bisogno di ottimi docenti di scienze e non ce ne sono, cioè non ce ne Esatto, sono. esatto, Quindi esatto. assolutamente, se lei ama fare ripetizioni ai bambini, non c'è nulla di male nell'insegnamento, anzi, c'è bisogno Anzi. di persone che hanno passione, perché l'insegnamento è una missione, specialmente quella delle materie scientifiche. Cioè, oggi avere Esatto. una persona preparata che faccia una preparazione scientifica adeguata del metodo scientifico alle persone, guardate che vi evita i Novax. Esatto. Cioè, un buon professore di scienze vuol dire che stiamo parlando di almeno 20 Novax in meno o Sì, 20 no science in meno.
Decisamente, decisamente. Comunque Astronaut ci ha specificato questa cosa, che per motivi morali significava ha smesso come informatrice perché bisognava usare tecniche di vendita e a lei non piaceva. Questo Certo. succede purtroppo perché in università determinati tipi di campi non vengono approfonditi come si deve, non Assolutamente. vengono date le informazioni Assolutamente. necessarie agli studenti per poter essere coscienti del lavoro che scelgono poi dopo l'università. Perché? Io vi faccio il mio esempio. Se qualcuno mi avesse informato o dato qualche consiglio nell'ambito della comunicazione post laurea, probabilmente io mi sarei mosso in tempi diversi, cosa che invece non ho fatto perché la comunicazione, la divulgazione è stata una mia passione, quindi io me la sono portata avanti negli anni e ho deciso poi di continuare per quella strada. Ma molti usciti dall'università non sanno assolutamente che cosa significhi scrivere un articolo che non significa scrivere un paper, cioè scrivere un articolo scientifico su un giornale, fare comunicazione è completamente diverso da fare un paper che è un'attività laboratoriale, è una comunicazione istituzionale che è diversa dall'altro tipo di comunicazione. Vale solo per Assolutamente. la comunicazione? No, vale per tantissime altre cose. Spesso no, si dice, vabbè, il biologo va a finire il laboratorio e va a fare le analisi. Non è così, Non è perché non detto. tutti i laboratori fanno le analisi, ci sono anche laboratori che in base ai campioni che gli arrivano fanno ricerca, quelli sono dei laboratori di ricerca. Poi è normale, fare per esempio il biologo in un laboratorio d'ospedale significa avere una scuola di specializzazione, quindi continuare con la scuola di specializzazione, perché scegliere una magistrale piuttosto che un'altra? Insomma, questo secondo me è forse una grossissima, enorme pecca del sistema Lacuna. universitario che non ti preparano effettivamente poi a quello che ci sta dopo. Assolutamente. Cioè, ti dico, io sono completamente d'accordo su questa cosa. Tant'è vero che con un gruppo di amici sono stato, insomma, così inserito in questa iniziativa da parte di una cara amica, appunto, non so se sta guardando, dottoressa Rosaria Cercola, che comunque è una cara amica, un chimico anche lei, che ha raccolto diversi chimici che lavorano oggi in diversi ambiti. Per creare un'iniziativa abbastanza interessante per poter, ecco, colmare questo gap che c'è effettivamente. Nessuno sa che il lavoro, anche perché anche a chimica ti formano per fare ricercatore, eh. Cioè nessuno ti dice che puoi lavorare in analisi, puoi lavorare come nel cleaning, puoi lavorare, e quindi tutta questa iniziativa che le è venuta in mente, appunto, è proprio quella di dare agli studenti, di informare agli studenti un chimico può fare, e allargandolo naturalmente poi anche a un ingegnere può fare, un ingegnere forse sono quelli che più o meno sanno cosa vanno a fare, un Sì. biologo, un fisico, un matematico, ecco, anche perché lì c'è un gap, cioè anche perché molto spesso non si parla in nessun corso all'università su che cosa fai, come che cosa è una soft skill, Esatto, ok? esatto. Quindi cose che poi invece sono necessarie da inserire all'interno praticamente poi di un curriculum. Sì, ma E infatti poi pure non guarda. si lavora, non si lavora sulla persona, cioè l'università italiana, a Esatto. differenza di quella inglese, Esatto. non lavora sulla singola persona. Quali sono le Esatto, mie capacità, quali sono le mie esatto. forze, quali sono le mie debolezze, come posso migliorare questo aspetto? È una cosa che non viene proprio curata, cosa che invece Esatto. ti porterebbe poi a fare delle scelte più oculate. Se io avessi, Esatto. cioè, capito? Quindi se ce l'hai dentro, o sei tu, attraverso le tue letture, o cresci in un contesto familiare, sociale, che ti permette di sviluppare te stesso bene, altrimenti sei fregato, perché lo scoprirai Esatto. con 10 anni di ritardo quello che volevi fare, dicevo, ho buttato 10 anni della mia Ho vita. buttato 10 anni della mia vita. Sì, Quando invece no, ma è. l'università dovrebbe poi, o almeno alla triennale, associare dei crediti, se vogliamo, dei seminari per chi li vuole seguire, ok? Sullo sviluppo personale della persona, perché così a 22 anni devi arrivare a capire poi che tipo di magistrale vuoi fare, che tipo di vita vuoi avere. Poi puoi Esatto. anche cambiare, perché anche questa è la flessibilità che noi abbiamo, possiamo averla, però naturalmente arrivare orientato è una cosa fondamentale. Esatto. Sì, decisamente. Allora, Pier, noi abbiamo fatto quasi 1 ora e 45 di live, siamo andati anche E devo oltre, andare a lavorare, devo andare a però scrivere, appunto, devo fare delle revisioni per un articolo, tra le altre. però
Però, insomma, almeno per me quest'ora e 45 è volata. È volato, è volato. Quindi io, insomma, lo dico per quelli che sono rimasti fino alla fine. Innanzitutto, grazie per essere rimasti fino alla fine e esservi sorbiti 2 ore di live. Ovviamente io questa live poi la scaricherò. Datemi un po' di tempo perché 2 ore di live non si montano così. Piglierò le parti salienti e poi caricherò un video su YouTube, insomma, con tutte le varie parti interessanti. Niente, grazie a quelli che ci sono stati, grazie a te Pir Piacere. che ci hai dedicato 2 ore. E niente, che dirci? Grazie di nuovo a tutti e noi ci rivediamo sicuramente per quelli che sono arrivati anche alla fine di questo video, siete veramente delle persone speciali, ci rivediamo ai prossimi appuntamenti. Yes, Ciao! buon anno a tutti, ciao. Ci sentiamo per gli auguri di buon anno fra poco. Ciao a Assolutamente, tutti! bravo. Ciao ciao.